per diffondere un segnale positivo. L'Agnonese perde un'altra occasione per guadagnare i tre punti, ma al cospetto ha trovato un Francavilla in salute che non ha regalato nulla. Fino al termine delle ostilità le due squadre hanno tentato di superarsi, ne è uscito fuori un 1-1 che a bocce ferme probabilmente non accontenta nessuno. Nell'ultimo impegno ufficiale sul campo neutro di Trivento, in un pomeriggio ventilato, i Granata sono sistemati in campo con un insolito 5-3-2. Gentile e Litterio sulle corsie esterne, Adamforte alla mediana, in avanti la coppia Formuso-Ribeiro. I giallorossi scelti da mister Rachini sono formazione tosta e manovriera quanto basta. Mancini e Paravati a supporto dell'unica vera punta, lo spauracchio Mateus dos Santos. La cronaca: Albanese perde palla ingenuamente in mediana e lascia campo aperto al centravanti di colore, sventola terrificante sulla quale Kuzmanovic si difende come può. La risposta dell'Olimpia arriva a stretto giro di posta, Ricciardi sfrutta il vento che soffia alle spalle e buca le mani all'incerto, spacca. Dopo appena 10 minuti di gioco per i molisani la gara è in discesa. Il Francavilla si rimbocca le maniche al 18esimo, sfiora il pareggio. Dos Santos cattura in cielo la sfera calciata dall'angolo, ma non indovina la porta per questione di centimetri. Sale l'intensità degli adriatici in mezzo al campo, l'Olimpia fatica a risalire la corrente, pur con il vento a proprio favore. I locali si fanno notare sul calcio da fermo di Ribeiro al minuto 36. Palla giro, spacca, si distende e respinge la minaccia. Finale ancora a tinte granata, veloce ripartenza condotta da Ricciardi che premia l'inserimento di Gentile. Il difensore arriva a lungo e stremato davanti al portiere avversario. La ripresa prende corpo all'11esimo quando il portiere di casa Kuzmanovic deve limitare l'irruenza del lanciato Dos Santos. Ancora Francavilla sugli scudi e Fabrizi, subentrato a Boloca, fa tremare la retroguardia dell'Olimpia. Bellanca nel giro di pochi minuti si becca due cartellini gialli, rosso inevitabile al 25esimo e il fischietto barese Vogliacco lo spedisce sotto la doccia. L'Agnonese prova a sfruttare la superiorità numerica, ma il piattone di Ricciardi addosso a Spacca non è angolato come dovrebbe. I molisani falliscono clamorosamente il 2-0, ma la beffa si materializza pochi secondi dopo. Sul proseguo dell'azione una palla lunga del portiere ospite mette in moto Dos Santos, che approfitta di una grave indecisione difensiva e ringrazia depositando il cuoio alle spalle di Kuzmanovic. Alla mezz'ora 1-1 al comunale di Trivento. Nei restanti 15 minuti le due squadre proveranno ancora a superarsi. Ribeiro e Diarra tengono sotto pressione a ripetizione Spacca e compagni. Poi sul tramonto della partita Kuzmanovic non è preciso nel rilancio con i piedi. Fabrizi non ne approfitta e manda al lato. Dopo 4 minuti di recupero Agnonese e Francavilla si dividono la posta in palio. Mercoledì Granata saranno chiamati nella difficile trasferta a Matelica. Gli abruzzesi ospitano a domicilio il Castelfidardo, ultimo della classe.